Dica. Pronto, allora, eri? Ero di là, in sala. I melori sono pronti. I cosa? I pomodori. Pomodori. Quello è prosciutto. Ma che cazzo stai dicendo? Ma è le 7:20, dai. Ma che sei drogato? I polli in forno, ieri. Andrea, mi spieghi per quale motivo mi hai chiamato seriamente? Per alzare la tavoletta! Ma allora ti prepari! Ma ti prepari cosa? Che ti aspettano fuori! Sì, giustamente la mamma di Nicola viene a prenderci alle 10 del giorno prima, 10 di sera poi. Ma no, no, sto parlando dei cetrioli! Hai presente quelli che abitano vicino a casa tua? E che c'è 720 su Italia 1? I pomodori? Ma io non so cosa siano. Ma cosa c'entra tua nonna? La De'Longhi fa delle piastre per cuocere. Sì, probabile. No, è che mi è saltato il motore della macchina di mio zio. Ma che c'è in tuo zio adesso? È cecoslovacco. E allora? Il cane del mio vicino. Sì, che ragionamenti epici. Guarda, è ovvio che se tu guardi l'orologio, in verità escono dei peperoni. E questo non lo sapevo. Ma il topo è morto! Ma che c'è il topo che è morto? L'ha mangiato il mio serpente! Ma aveva un pallone da calcio! E allora? Ma se la metti così, allora anche i mobili sono blu. Allora vai a comprare all'emisfero, come si chiama, il coso, la farcinese, quello che vendono dai giapponesi. Non ho capito un cazzo. Esatto, perché se tu dopo sommi, ok, dividendo per due, potrebbe capitare che ti esce fuori un pollo. Posso tornare alla mia vita o devo ancora sentire qua tu che dici cose a caso? Probabilmente dovresti chiedere a Nicola. Vuoi che lo chiami? Chi? Sto cazzo! Nicola, è quello che ci porta a Rimini. Cos'è Rimini? È una città turistica al mare. Cosa c'entra adesso la voglia anale?